Uniti nel nome di Gesù. Giovanni 17, 1-26. Gesù prega di essere glorificato. Sono cresciuto in una famiglia cattolica e pensavo che tutto ciò che vedevo fare in chiesa fosse la cosa giusta. Ero certo di sapere la dottrina e tutti noi sapevamo cosa fosse il cristianesimo. Quando sono diventato più grande, ricordo di aver incontrato un pastore protestante. Ha voluto parlare con me. Mi sono stupito e ricordo ancora oggi quanto fu bella e appagante la nostra conversazione. Alla fine ha voluto che pregassimo insieme. Sono rimasto sorpreso. Pregare con un pastore. Nella mia mente avevo etichettato il protestantesimo come una falsa dottrina. Eppure, mentre pregavo con quel pastore, mi sentivo davvero in sintonia con lui. Sai perché? Eravamo uniti mentre pregavamo nel nome di Gesù. La preghiera di Gesù è probabilmente una delle preghiere più famose al mondo. È travolgente. Il tema principale della sua preghiera è l'unità, il noi, essere uniti con Dio ed essere uniti tra di noi. Forse conosceva le lotte che la Chiesa avrebbe dovuto affrontare e tutte le differenze teologiche che sarebbero emerse. Ma Gesù disse: «Unitevi». Come cristiani, dobbiamo concentrarci su ciò che ci unisce, non su ciò che ci separa. Mettiamo da parte le nostre differenze e uniamo i nostri cuori. Dobbiamo avere un solo cuore, perché il mondo ha bisogno di vederci uniti. Gesù ci è da esempio. Lui ha ispirato tante persone in tutto il mondo: musulmani, indù, atei, ebrei. Ma non tutti lo accettano come figlio di Dio. Questo è il vero problema. Quando noi cristiani ci uniamo, possiamo mostrare al mondo il vero significato del sacrificio di Gesù, l'unità. Ognuno di noi ha diversi modi di adorare e celebrare Dio, ma facciamo il tifo l'uno per l'altro e mostriamo al mondo che crediamo tutti nello stesso Gesù, il Salvatore di tutti. Grazie di esistere. Emmanuel Go.